Che diavolo ci fai qui? Mi bevo un drink con i miei capi, Eva. Fattene uno buono. Perché sarà l'ultimo. Lo terrò a mente. Sapevi cosa sarebbe successo se avessi messo piede a Boy Lights? Eppure, eccoti qua. Avventato come al solito. Bevete cocktail di sangue su un divano bianco. E io sarei avventato. Devi ricordarti qual è il tuo posto, Victor. Sei un dirigente intermedio. Dammi una sola ragione per non chiamare Martin adesso. Il mio cuore ha cambiato idea. Quale cuore? Me lo merito. Questa vista non stanca mai. Sì, ma ora dovremo rovinarla con il tuo cadavere. Avrei dovuto lasciarla continuare. Volevo farti alla griglia non appena ti sei nutrito oltre il confine. Ma Grace ha detto che sarebbe stato impulsivo. Io credo di aver detto volgare. Beh, meglio così. Lo so che non vi siete mai fidate di me. Non mi avete dato alcun potere. Ma se non aveste provato a cacciarmi dalla città, ora non vedrei così chiaramente. Hai preso qualcosa? Hai violato la tregua. È l'unica cosa che ci ha tenuto al sicuro. E invece tu ci hai pisciato sopra. Per anni ci hanno detto di chi nutrirci e dove, e di trattare gli umani come se fossero nostri pari. Ormai mi sembra una prigione. Mi sono sentito frustrato e ho fatto una cosa impulsiva. O potremmo dire volgare. Volgare? Ti sei cibato dove non avresti dovuto, dichiarando guerra a Jay Perez. Se Jay verrà a cercarci, lo farà tutto Boy Lights. Ti piacciono i vestiti costosi e la tua villa in cemento? Perché se ci scoprono, perdiamo ogni cosa. Tutti noi. Lo so. Vi ho messo in una terribile posizione. Credi che io non mi senta frustrata? Pensi che quando l'ha detto alla piscina lascia una foglia nell'acqua, io non voglia appenderlo per i piedi e prosciugarlo tutto? Ma se facessi una scenata ogni volta che qualcuno mi fa incazzare, che cosa sarei? Un uomo. Una decerebrata. Come ho detto io. Mi dispiace. Un divieto è un divieto. Dovrai fare molto meglio di così se vuoi che io lo tolga. Sai, per sempre è un tempo davvero lungo. Dagli 40, 50 anni. Chi lo sa? Magari finirà tutto e tu potrai tornare. Credo che abbiate frainteso. Io non me ne andrò. Le mie ragazze sono laggiù proprio ora. A fare a pezzi tutta la vostra rete, un collo alla volta. Quindi, tutto quello che vedete appartiene a me. Dopo che vi avrò uccise, ovviamente. Martin! Io, credo che dovrei alzare un po' la voce.